E ci siamo al momento più atteso della serata. Nesta Carter, il giamaicano, in corsia numero 2, vicino a lui Asafa Powell. Asafa Powell a Parigi quest'anno 9.81, uno degli uomini più veloci al mondo, il quarto per la precisione. Vicino ad Asafa Powell Kim Collins, campione del mondo nel 2003 a Parigi, 39 anni, a un 9.98. Ci sono ben 5 atleti su 6 questa sera a Bellinzona che sono scesi quest'anno sotto i 10 secondi, mentre Alex Wilson in corsia numero 5 a 10.17, poi Brown in corsia numero 6 a 1.9.96. Eccolo qui lo svizzero Alex Wilson. Per quanto riguarda quello il suo primato personale, stabilito nel 2013, il 10-12, quest'anno un 10-17, davvero una gara ad altissimi contenuti questa. Tra l'altro Asafa Powell, se dovesse scendere qui a Bellinzona sotto i 10 secondi, sarebbe la decima volta che in Svizzera scende sotto i 10 secondi. Il record dello stadio è stato battuto nella batteria precedente da Ali Jack Harvey in 10-03, dunque ci sono le condizioni per fare un grandissimo tempo questa sera al meeting dei Castelli. Il record del mondo è inavvicinabile, quello di Bond è 9.58, però quest'anno Powell ha corso in 9.92 a Losanna, in 9.87 a Lucerna e, come detto, in 9.81 a Parigi. Soffre un po' i grandi appuntamenti, soffre soprattutto le numerose batterie che ci sono ai mondiali e alle Olimpiadi, ma questa sera il giamaicano, il 33enne, può fare davvero un grande tempo. Partiti, Powell esce bene, anche Carter. Powell ti porta subito al comando, vicino lui, attenzione Collins. Powell però prende il largo, Powell termina, vediamo il tempo del giamaicano, 9.88, grandissima prestazione, demolito il record dello stadio, nettamente abbassato il 10.04 anche di Harvey dopo il 10.06 del franco-canadese Surin Bruni. 9.88 ancora una volta, per la decima volta in Svizzera sotto i 10 secondi, davvero un fenomeno Asafa Powell, che era stato pizzicato un paio d'anni fa per una questione legata al doping, 2 anni poi ridotti a 6 mesi, un buco nella sua carriera, un buco nero, così come lo ha descritto anche in conferenza stampa Powell. È grandissima prestazione quando riesce a rilassarsi dal meglio di se stesso. Quest'anno la miglior prestazione stagionale è quella di Justin Gatlin, 9.74, l'americano è stato davvero irraggiungibile in queste gare del 2015 ma anche nel 2014, infatti Gatlin ha 19 vittorie consecutive sui 100, soffre un po' forse la rivalità Powell quando si trova di fronte a Gatlin, però è vicino e dunque ai mondiali di Pechino Powell certamente regalerà spettacolo, dovrebbe rientrare per i mondiali anche Usain Bolt, che correrà nel prossimo meeting, quello di Londra. Rivedremo dunque il giamaicano in gara, vedremo con quali tempi ma soprattutto in quali condizioni di forma. Ed ecco la classifica, i tempi dei 100 metri. Asafa Powell viene corretto al suo tempo 9.87, Nesta Carter il connazionale 10.05 in seconda posizione, Kim Collins il 39enne di St. Kitts and Nevis si piazza al terzo posto in 10.13. Siamo con Asafa Powell. So you came, you saw, you won 9.87, your take on tonight's race, la sua opinione sulla gara di oggi? Well, you know, it was a good race, you know, I did what I'm supposed to do. You know, the start wasn't perfect, but it was better than the other ones. And, you know, and I'm running very well. You know, I'm very happy to come here tonight and to run so fast. You know, I guess it was the first time sub-10 is running here, so I'm very pleased about that. Dunque, nonostante una partenza non perfetta, dice che è molto felice di essere il primo uomo a correre sotto i 10 secondi in questo stadio. Il resto della gara è andato comunque bene e dice: ho fatto quello che tutti si aspettavano da me, e cioè
vincere la gara. You said it, you gave joy to the people. For you it's normal to run under the 10 second mark, but for the people, seeing one man under the 10 second is not usual. Ha dato gioia alla gente, perché per lui è normale correre sotto i 10 secondi. Per la gente di Bellinzona vedere un uomo così veloce, no. Yes, you know, I'm very happy that I could come here tonight and, you know, let them see how it's done, you know, to go below 10 seconds in front of them for the first time. You know, it's a pleasure for me, and I hope that they, well, they enjoyed it, you know, and, you know, I hope they enjoy it as much as I did. And now, Peking World Championships, adesso I Mondiali. Well, you know, the World Championship is the most important thing this year, you know, so I'm just trying to stay healthy and focused and, you know, take it step by step, you know, I'm running consistently, and that's the key, you know, when I get to the World Championship, you know, hope I can be a lot more faster. Okay, grazie mille, thanks a lot, Safa Powell.